Sul tema migranti, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sottolinea come si assista già a un rallentamento delle partenze. Lo stesso afferma il Messaggero. Aiuti economici e le riforme chieste dal FMI devono andare di pari passo. È importante che nessuno abbia nei confronti di Tunisi un atteggiamento pregiudiziale e pedagogico. Alla domanda se il prestito UE da 900 milioni vada erogato senza attendere il FMI, il ministro risponde: certo, il nostro auspicio è che l'UE si muova subito. Lo stallo un rischio, c'è bisogno di ammorbidire i toni da tutte le parti. La Tunisia deve sentire la voce amica, non ostile, dell'Europa e delle istituzioni internazionali. Rispetto ai trasferimenti dei migranti, aggiunge il titolare del Viminale, la Tunisia è già considerata un paese terzo, sicuro da provvedimenti e atti ufficiali italiani, e alla domanda su quali altri paesi siano in grado di ricevere in sicurezza i migranti respinti dall'Europa risponde: la Farnesina ha già una lista formale di stati terzi definiti sicuri, sia in Africa, penso al Senegal, così come ai Balcani. Giorgia Meloni di nuovo in Tunisia, la premier Meloni dopo la visita a Lampedusa e ritorna a Tunisi e questa volta porta con sé la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il primo ministro dei Paesi Bassi Mark Rutte, ma soprattutto un pacchetto di aiuti concreti da parte di Bruxelles, aiuti circa 900 milioni senza i quali la Tunisia rischia di rinforzare.